Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maverick, voi siete su Gamers TV e quest'oggi siamo su Rocket League. Rocket League che è diventato gratuito da pochissimo su PC. Da quando state vedendo, da quando esce questo video sono passati esattamente 5 giorni. In realtà, vabbè, ho sbagliato, ho detto è diventato gratuito su PC. In realtà è diventato gratuito ovunque, è diventato free to play. Io, vabbè, adesso ci sto giocando da PC e sono da Kira, come vedete da questo schifo di webcam. Quindi purtroppo la webcam sarà un po'... Fate finta che sono bello anche se non lo sono. E cosa c'è da dire? Allora, io volevo fare un video di gameplay semplicissimo, ovvero giocavamo e niente, giocavamo alle classificate, boom, basta. Però purtroppo, come vedete là sotto, sono ancora a livello 7 perché Kira non ci ha mai giocato, quindi è partita da livello 0. Io ho provato a livellare fino al 10 perché bisogna essere a livello 10 per fare le classificate, ma non ho fatto in tempo. Quindi oggi faremo qualche partita non classificata e praticamente vi spiego un po' come funziona questo gioco, soprattutto per chi non lo conosce. Per chi lo conosce può, diciamo, skippare la parte del tutorial dove spiego, che comunque magari nel video, nell'editing ci metterò da che minuto comincio proprio a fare il gameplay. E niente, adesso noi direi che ci buttiamo in campo. Allora, come prima cosa vediamo un attimino questo breve tutorial. Vabbè, a parte i comandi di base che non so spiegare, come si accelera, come si frena o... Che si deve fare gol. Vabbè, queste cose qua non le guardiamo. Guardiamo le cose un pochino più avanzate. Allora, la ball cam. La ball cam è questa telecamera che, come vedete, segue la palla. Io quando gioco non riesco a usarla, preferisco la telecamera che segue la macchinina. Però la ball cam è utile anche per chi la usa come me, perché, per chi usa, intendo, la telecamera come me, perché facciamo finta che l'avversario tira verso la vostra porta. Voi andate verso la vostra porta, vedete che la palla, sapete che la palla è dietro, ma non la vedete. Così almeno la vedete, vi girate e poi la tenete, diciamo, sott'occhio. Quindi usare la ball cam in questo caso è utile. Vediamo se riesco a ributtare indietro la palla. Avere la ball cam è utile perché se perdete un attimino la palla di vista, non sapete dov'è, vedete un attimino dov'è, vi raddrizzate ed è quelli che la tenete sott'occhio. Perché comunque è molto importante tenere la palla sott'occhio. Molte volte si prendono gol perché la palla non si vede. Un altro trucco molto importante che però bisogna imparare a prenderci la mano è questo di saltare e in volo controllare la macchinina. Questo serve per appunto magari raggiungere la palla quando è un pochettino più in alto. Quando la palla è un pochettino più in alto voi potete volare e colpirla. Ovviamente non è una cosa semplice, io nonostante i tanti anni di gioco non ho ancora imparato molto bene a prendere la palla al volo. Però comunque vi permette di andare molto più in alto del classico salto normale. Come vedete adesso c'è la palla in alto. La palla in alto, per prenderla io devo volare in alto. Questa cosa qua ovviamente è molto importante sia in attacco, perché vi permette di raggiungere la palla prima degli avversari, soprattutto se quelli non sono messi bene. Adesso come vedete l'ho mancata, per esempio. Però vi permette anche di prenderla in difesa, perché molte volte la palla è messa in una posizione un po' brutta. E quindi diciamo che prenderla al volo senza volare è un po' difficile. Quindi questo è molto importante. Adesso abbiamo messo un allenamento da portiere un pochettino più difficile. Come vedete questi palloni qua sono più difficili da prendere. E se non si vola sono praticamente impossibili e vanno a finirti nel 7 e tu non riesci a prenderli. Altra cosa estremamente importante è imparare a regolare il tiro. Come vedete adesso ho sbagliato. Quando fate il colpo in avanti non è per forza sempre in avanti. Quindi bisogna imparare a direzionarlo bene. Come vedete ho mancato di nuovo la porta. Ma se vi impegnate e lo direzionate bene, riuscirete a fare gol. Ecco, io adesso per esempio l'ho mancata di nuovo. E bisogna allenarsi appunto a cercare di colpirlo il più dritto possibile. Un'altra cosa estremamente importante che è importante fare soprattutto quando si gioca a livelli un pochettino più alti, ma non altissimi, ma anche vi dico semplicemente livello oro, è imparare ad andare più a colpo sicuro. Questo cosa significa? Se voi siete dietro e vedete il pallone, vedete il vostro compagno davanti e vedete il pallone lì che potete prendere, tipo così, adesso come sta arrivando adesso, dovete andarci a colpo sicuro. Perché se lo mancate, questo pallone qua, gli avversari quasi sicuramente, a meno che non sono proprio delle pippe, vi faranno gol. E tantissimi gol che ho preso perché il compagno era davanti e io che ero dietro sbagliavo il colpo, diciamo, mancavo la palla. Anche su questi colpi qua bisogna riuscire a colpirli e a buttarli via dalla propria porta, però a colpo sicuro. Perché se si sbaglia è un bel problema. Un altro consiglio che vi posso dare, molto importante, un altro consiglio molto importante che vi posso dare è quando siete così, fate finta che questa è la porta degli avversari, state attenti a buttare i palloni per così. Vabbè, così in realtà l'ho buttato verso la loro porta e quindi va bene.
però dovete stare molto attenti a buttare i palloni dritti per dritti, tipo così. Perché così lo direzionate perfettamente verso la vostra di porta, non quella dell'avversario. Come vedete, qui un avversario potrebbe tranquillamente tirare e fare gol. Quindi questa qua è un'altra cosa molto importante. Infine, un ultimo consiglio che mi sento di dare è di non buttarsi sempre di testa sul pallone. Ovvero, ora, se state giocando un 1 contro 1, siete solo voi e quindi dovete buttarvi contro il pallone. Se state giocando 2 contro 2 o 3 contro 3 invece, o anche 4 contro 4, invece dovete cercare di stare un pochettino più distanti. Io ovviamente così ve lo do per i 2 contro 2 perché ci siete o voi o il compagno. Se vedete che il compagno è in attacco, ed è in attacco però non sta crossando in mezzo, sta semplicemente portando avanti il pallone o sta tentando di rubarlo agli avversari, voi state al massimo a metà campo. Così, stando a metà campo, voi avete la visione su tutto il campo di gioco e qualunque cosa succeda, quindi un rimpallo che va verso la vostra porta, voi ci siete per pararla. Il pallone va verso la porta avversaria, prendete il turbo e vi infilate a prendere il pallone. Perché se invece di stare a centrocampo state, per esempio, non so, qui, e il vostro compagno è circa laggiù che sta facendo qualcosa, se per sbaglio gli avversari la buttano verso la vostra porta, voi siete troppo avanti e dietro non c'è nessuno a coprire. Quindi la cosa importante, che ovviamente fatta con il random è un pochettino più difficile che fatta con un giocatore con cui vi parlate, è il fatto che se io vado in attacco, tu, mio compagno, è meglio che stai un pochettino più indietro. Non dico ad aspettare, però a controllare in caso gli avversari arrivassero in attacco. Quindi diciamo fare un po' il difensore. Ora si gioca le non classificate. Cioè scusate, le classificate, che cazzo sto dicendo anch'io. Allora, in squadra ci abbiamo questo Motemovou. Ciao amico. La prendo io. Allora, il punto è che in realtà finché non giochi 10 partite sei ancora non classificato. Però comunque ti cercano di mettere avversari con un senso. Ma hai mandato fuori gioco, sì. Fuori tempo a me. Va bene. L'ho buttata dentro? L'ho buttata dentro. Dico che la potevo toccare così o in pochi altri modi. Visto, gliel'ho toccata poco poco. Ha abbandonato la partita. Ma che cazzo? Vabbè, se penso da prendere il t'abbandono. Sono senza turbo. Vai compagno. Bel tiro. Crossamela. Bellino, che bel passaggio. Perché loro sono in due, hanno lo stesso, diciamo, nome, il stesso tag. Non è che noi ci metteremo il tag, anzi mettete il tag GHT. Adesso poi lo vado a mettere a Kira, poi me lo metto anch'io. Il tag GHT, che è il nostro tag, per far vedere che siete dei nostri fan. Se ne va così. La parata, è stato bravo. Volevo arrivarci prima io, ma ho calcolato male. Se ne va così. Dove gliel'ho messa? Mamma mia, dove gliel'ho messa? Lui ci ha provato, ha detto gliela vado a rubare e invece, oppa, nel 7. Difficile da quella posizione, anche così angolata. Ok. Ci arrivo. Bravissimo invece. Sei stato bravissimo. Dai che la prendi. Bravissimo. Sì. Boom. Perfetto questo qua. Pensavo di prenderla prima io, invece me l'ha toccata prima lui. Si sono dati un po' due botte. E l'ho toccata di sotto della macchina, col pianale. Bella così. Ma avrebbe fatto gol. Ho calcolato malissimo il rimbalzo della palla sul muro. Che palle. Cioè, io ho preso palla, ma tu almeno compagno potevi fare gol. Uffa. L'ho presa. Via. Dov'è? E vabbè, dai, che palle. Poi ci sono queste situazioni in cui inizia ad andare fuori tempo, sempre. Qua. Più o meno c'ero, non l'ho calcolata perfettamente, ma a grandi linee l'ho toccata. Non l'ho toccata benissimo, purtroppo. Dai, un tocchetto dovevi ancora darci.
Guarda come ci ha dato. Ed entra così. Anche queste cose qua. Vabbè, io adesso l'ho mancata. Lui è stato un po' scemo a darci così. Purtroppo queste mezze spazzate così sono sempre fatali su sto gioco. 4-0 a tavolino. Di nuovo un altro 4-0 a tavolino. Ok, terza partita classificata. Ancora non classificati, perché dobbiamo andare per la classificazione. Ok, no, così è troppo semplice per loro per pararla. Ah, m'ha fregato. Bravo compagno, bravissimo compagno che l'hai fermato a metà campo. Ok, seguiamoli, vediamo un po' cosa combinano. Ok, ci sono anch'io. Se ne va. Non ci credo, madonna. Che rimpallo verso la nostra porta. Ma guarda un po' te che sfigati, mamma mia. Ok, bellissima. 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 Bellissima così. Io diciamo mezza rubata al compagno, ma il compagno non era messo benissimo. Comunque in questo caso chi se ne frega, è meglio fare gol e rubarla al compagno piuttosto che non fare gol. Vai compagno, tutta tua. Madonna. Visto, lo stava fregando. Gli ha fatto... Ok, io invece ho fregato questo. Ok, l'ho fregato tutti e due. Vai, 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 vai compagno. No, cosa fai? Ok, via di qua. E la tira così, è un po' molla però, lo so. Non ci ho potuto dare più potentemente. Non so se esista la parola potentemente. Arrivo, 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 arrivo. Madonna, me l'ha toccata all'ultimo nanosecondo, ma mi ha mandato fuori gioco. Fuori tempo, sto fuori gioco. Ok che stiamo parlando di calcio però. Boom. Visto? Io ero pronto, l'avversario l'ha mancata e io l'ho fregato. Delete game, dai poverino. Oh, sono classificati ma siamo ancora non classificati, quindi è normale. Poi una volta che sei classificato, se arrivi, non so, a oro, ti becchi uno che fa ste ciofecate, è da piangere. Me l'ha parata. Dai compa. No. In questo caso il compagno doveva darmi supporto. Va a colpirla. Però va bene comunque. Non ci sono. Colpita in porta. Mamma mia, vicino. Vai così. Vai così. Ma non so cosa sia successo, ma porca paletta. No. Via così. Via così. Via così. No. Visto? Questa cosa qua ha sbagliato il compagno, perché ha lasciato totalmente la difesa libera. È molto rischioso fare queste mosse quando sei soprattutto in 2 contro 2. Mamma mia. Io l'ho fregato perché pensavo che la buttassi dall'altra parte, invece ci ho dato di strisce di esterno. È stato fantastico. Comunque, amico, cioè, avversario che continua a dire al compagno, a mandarlo a quel paese, non è che tu stia facendo tanto di meglio, eh. Boom, bravissimo. Quitteranno di nuovo sul 4-0. Sicuro. Visto, ha detto mia, l'ho lasciato andare, così lui se l'è presa e io sono stato qui dietro a prenderla. Ok. Non l'ho colpita bene. La ricrosso. No, il compagno se n'è andato. Vabbè, non se l'aspettava. Se invece avessimo parlato in cuffia, ci fossimo parlati a voce, magari
sarebbe rimasto lì, avremmo fatto gol. Bravissimo. Guarda, guarda, guarda. Guarda cosa ti mette dentro il Mavericco. Bisogna in questo gioco giocare di controtempo sugli avversari e cercare di prevedere il tiro dell'avversario. È molto 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 importante. Questa cosa qua l'ho imparata nel giro di pochi mesi. Se tu impari a prendere controtempo, merda, controtempo l'avversario, ne vinci tantissime di partite. Urca, tutti e due l'abbiamo mancata. Vinta così.